durante il rombo del remoto, voi entrate nel silenzio. È stato un silenzio particolare, un silenzio che è quasi ovattato da questo rumore, da questo rombo. E allora proprio questo rombo ci aiuterà a pregare. Preghiamo così. Signore Gesù. Signore Gesù. Noi vogliamo fortemente ringraziarti. Noi vogliamo fortemente ringraziarti. Del dono della vita. Del dono della vita. Del dono dei viaggi. Del dono dei viaggi. Del dono della creazione. Del dono della creazione. E per il dono anche, Signore. Per il dono anche, Signore. Delle belle relazioni. Delle belle relazioni. Che viviamo tra di noi. Che viviamo tra di noi. In particolar modo durante i nostri viaggi. In particolar modo durante i nostri viaggi. Donaci di sperimentare. Donaci di sperimentare. Immersi nel vento. Immersi nel vento. La potenza dello Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo. E come tra il rumore delle nostre moto. E come tra il rumore delle nostre moto. Riusciamo ad immetterci. Riusciamo ad immetterci. In un silenzio profondo. In un silenzio profondo. Donaci di sperimentare la tua presenza. Donaci di sperimentare la tua presenza. Tra i vari rumori del mondo. Tra i vari rumori del mondo. Tra i vari rumori della vita. Tra i vari rumori della vita. Sapendo che tu sei presente sempre. Sapendo che tu sei presente sempre. Nel profondo di noi. Nel profondo di noi. Per questo ora vogliamo nel silenzio. Per questo ora vogliamo nel silenzio. Ringraziarti per la tua presenza. Ringraziarti per la tua presenza. Oggi riflettiamo su due cose, mentre arrivate, su una e su un'altra quando siete arrivati. Io adesso faremo la benedizione con pezzo rosso. Voi avete addosso parecchie ossa, il teschio, le ossa, no? Però dovete impegnarvi sopra il teschio, tatuare, a mettere in qualche modo anche piccola una croce. Perché sopra la morte la potenza della croce del Signore. Questo è importantissimo. E poi lui, poco fa, mi ha fatto una bella cosa. Io non lo sapevo. Allora, questa qui, dovete come cristiani dargli un valore nuovo. Vi faccio un esempio molto semplice. C'è qualcuno di Siracusa? Se state tutti a Siracusa, sì. Allora il popolo di Siracusa è l'unica chiesa al mondo, l'unica al mondo, dove tutte le colonne del tempio pagano sono rimaste lì. Ci sono altri tempi dove ci sono tre colonne, meno quattro, ne è rimasta una, va bene? Quella è l'unica al mondo dove ci sono tutte le stesse colonne del tempio pagano. Cosa hanno fatto i cristiani? Hanno fatto una benedizione, hanno sistemato. Diventato la chiesa cristiana, semplicemente, cioè è entrata la fede. Anche su tante cose che voi usate, dovete sempre riflettere, a mio parere, su che valore hanno rispetto alla fede. Un dato significato nuovo. Ma devo chiedere permesso a Pallino? No, devo chiedere permesso alla tua fede. Molto semplice. E se quello che ha detto questo qui è? E per? A cosa serve? Per togliere gli spiriti maligni. Gli spiriti maligni non esistono, esiste il diavolo della fede, va bene? E il diavolo si caccia con la fede. Allora questo campanello vi deve ricordare che bisogna essere sempre svegli, sempre attenti. Date un significato nuovo, togliete quel significato e ne date uno nuovo. Signore, tu ci tieni svegli, tu ci tieni allerta, va bene? Quindi date un significato nuovo. Quindi fate in modo che sia nell'ambiente quando ci visto, che nell'ambiente della vita, ogni significato che date.
Va bene? Però facciamo la benedizione, ce la faremo come sempre con l'acqua benedetta che ci riporta Gesù che è fonte d'acqua viva, ci distella, ci purifica e ci ricorda anche il nostro battesimo. Durante la spezzone ci segneremo la fonte ringraziando Dio per dono e la fede del dono del battesimo. Signor Gesù, benedici questi tuoi figli perché possono sperimentare la loro vita il valore del tuo amore, la potenza del tuo amore, l'abbraccio misericordioso del Padre, la forza dello Spirito Santo, il tenero abbraccio di Maria, Madre tua e Madre nostra, la compagnia di Rosalia, nostra compagna di viaggio, e per la potenza dello Spirito Santo vi benedica di potenza del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Ringraziamo il Signore. Intanto vi potete fermare, io come sempre lascio la delega qui.